amore, parola di 5 lettere, 3 vocali, 2 consonanti e 2 idioti. Così Mark Twain definisce ironicamente l'amore e così, con il sorriso sulle labbra e la battuta pronta, lo ha raccontato il professor Francesco Oliveri, ordinario di fisica matematica, al Monte di Pietà, durante l'incontro sulla matematica delle relazioni amorose e, più in generale, della felicità. La conferenza è stata introdotta dal preside della Facoltà di Scienze, il professor Mario Gattuso, e rientra nell'ambito dei Venerdì della Scienza. In apertura, il professor Gattuso ha ricordato che la matematica sta alla base di tutto, ma i numeri sono senza cuore. A questo punto il professor Oliveri ha dissentito e lo ha dimostrato con formule e teoremi. Secondo il professor Oliveri, anche i numeri possono essere felici, purché riescano a raggiungere prima o poi l'unità, che da sempre è metaforicamente segno di completezza, come insegna il mito dell'androgino di Platone. E la legge di gravitazione universale vale anche per due amanti che a una certa distanza l'uno dall'altra non potranno far altro che baciarsi. È una legge della fisica. Esistono delle formule matematiche che descrivono i livelli di attrazione di due amanti, ha ricordato Oliveri citando le opere di Steve Strogatz, Frederick Jones e Sergio Rinaldi. Secondo questi studiosi, anche l'amore ideale, come quello mitico di Romeo e Giulietta e quello di Petrarca verso la sua Laura, ha un andamento oscillatorio al variare dei fattori A e B e può essere descritto in un grafico. Insomma, tra Romeo e Giulietta non sempre andava bene. Anche loro hanno affrontato cali di passione, apatia, a volte si odiavano, altre si amavano. E anche per loro esisteva il fattore tradimento, con l'improbabile Romeo che, come noi contemporanei, mandava le stesse poesie, senza alcuna fantasia, sia a Giulietta sia all'amante Ginevra. Le strade dell'amore si complicano così con le sue infinite varianti, il triangolo amoroso può diventare facilmente un poligono. Questo perché abbiamo un sistema metrico decimale, ha detto il professor Oliveri. Mentre se al posto di avere 10 dita Dio ce ne avesse date solo 2, avremmo un sistema binario in cui tutti i numeri sono felici. E forse felici lo saremmo stati anche noi. Scherzi a parte, ha concluso il professor Oliveri, la vita è un gioco. Non prendiamoci troppo sul serio, ma giochiamo seriamente. E ciascuno provi a sfiorare, prima di sfiorire, la felicità. Quindi fate il vostro gioco.